conosce tutti. Ma chi? Lui è pieno di pila. Ma quando? Lui c'ha le Ferrari. Ma che cosa? Lui c'ha le barche e le ville. Ma va! Lui è amico dei più potenti. Ma figurati! Lui sa sempre tutto di tutti. Ma mollami! Lui è... il Cazzaro. Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando il processo del lunedì? Cosa? C'è uno con i capelli rossi che parla male l'italiano? Ah, ho capito. Ma stai parlando di Aldo. Siamo amicissimi. Praticamente fratello e sorella. Ma sai che è da tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va. Aia. Hello. Aldo? Sì. Ciao, sono Luca Alba. Come stai? Pronto, chi sei? Sono Luca Alba. Gioielliere, tartufi, Volkswagen, Pellami Ocean Drive. Ti ricordi? Oh, Luca, bene, dimmi. Bene, se ti disturbo? No, no. Senti, allora, ti volevo chiedere una cosa. Ma tu stai lavorando adesso? No, adesso no. Ma te la sentiresti di fare un programma nuovo? Sì, va bene, sembra la cantonella. Con mia figlia, capito? Ok, vabbè, no, ti spiegavo, poi se ti interessava parlavo. Dimmi. Allora, praticamente, tu ti ricordi di me che io avevo finanziato anche il film di Lino Banfi? Ma quale? Nel pallone 2. Allora, ti spiego, adesso, siccome io ho un'azienda di tartufi, volevo fare un programma sul calcio, che tra l'altro sulle reti Mediaset, quindi, insomma, magari ti interessa di più, dove noi praticamente parlavamo di calcio, ovviamente dirigevi tu l'orchestra perché tu sei il mago della situazione. Grazie. E nel mentre si parlava anche di tartufi, capito? Sì, perfetto. Ecco, questo se ti interessava. Deve parlare a Antonella mia figlia che sa tutto. Ah sì, salutamela tanto, me la ricordo. Mancava davvero niente, ti dovevo chiamare papà. No, tu l'hai saputo no. Cosa ho fatto adesso quest'anno? Come? Da settembre, senti la novità che ho chiuso adesso con Sky, con Team e con la Federazione del Calcio. Da settembre il pallone sarà tutto praticamente plastificato con la figura del tartufo. Figata, no? C'è questo, Antonella. Ancora Antonella. Aldo, ti sento ripetitivo, è meglio parlare con lei perché lei Renzi proprio presenta il coniglio, ha chiesto di fare il processo per la RAI. Ma chi? Matteo? Sì. Conosco benissimo, abbiamo fatto i Boy Scout insieme. Domani sono a cena con lui, se vuoi ci metto una buona parola. Il problema è Antonella l'organizzatrice. Cosa? Sì, Aldo, te lo dico però, mi stai un po' asciugando con Stantonella. Adesso hai capito perché non è andata tra di noi. Tu stai bene, vai in vacanza quest'anno? Certo, io so, c'è una villa a Mondreone, vicino al Terminillo. Ah, che però, figata! Però ci vado sempre a luglio, agosto, capito? Ah, adesso sei ancora tranquillo, insomma. Adesso sono ancora tranquillo a Roma. Senti, se dovessi passare dalla Sardegna, lo sai che io ho il Constellation lì che ti aspetta. Come no, non ti preoccupare, parla con Antonella che magari lei è già venuto in Sardegna un'altra volta. Oh, hai rotti i cazzi con Antonella. Fatti dare Antonella, che è meglio Antonella. Torniamo a noi. Tu sei a Milano o sei a Roma? No, sono a Roma io. Ok. Non è da pure a Roma. Ok, no, perché io adesso prendo il privato e vado a Roma, quindi magari la becco. Poi stasera scappo in Francia e c'è la partita. Va bene. Okay. Aldo, sei stato gentilissimo, ci vediamo presto. Anche io, un abbraccio forte. Un abbraccio, guarda che ti mando i tartufi, mi raccomando, corri con risotto, D'accordo, come no. Un abbraccio. Okay. Un abbraccione, ciao. Ciao. Pronto, Giacomo? Tutto a posto? L'ho trovato benissimo, lucidissimo. Appena mi ha sentito si è ricordato subito di me. Non so se te l'ho mai detto, ma io e la figlia Antonella siamo arrivati quasi all'altare. Poi purtroppo Renzi ha rovinato tutto. Comunque tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio. Cazzaro. Ma voi vi rendete conto che questo qua era famoso, cioè è un personaggio noto in televisione, non sa neanche parlare l'italiano. Ma il suo problema è il presidente del coniglio, come giustamente ha detto lui. Che cazzo è Stantonella, poi? Cazzo.